TV Radicale, siamo qui con l'avvocato Alessandro Stromeo che ci racconta la vicenda di un detenuto tunisino che ha avuto la vittoria in una causa nella quale ha chiesto il risarcimento del danno per le condizioni di detenzione all'interno del Borgo San Nicola, che è l'istituto penitenziario di Lecce. Avvocato, ci racconti un po' questa vicenda? Sì, innanzitutto la vicenda parte dalla volontà, dal desiderio di sollecitare la magistratura di sorveglianza nei confronti di una situazione all'interno del carcere della struttura penitenziaria di Lecce di sovraffollamento e di detenzione comunque sicuramente in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Abbiamo così sollecitato il magistrato di sorveglianza chiedendo che fosse riconosciuta questa condizione di sovraffollamento e che fosse riconosciuta l'insufficienza dello spazio minimo fruibile da ogni singolo detenuto. In particolare uno di questi ricorsi proposti al magistrato di sorveglianza è stato già deciso e il magistrato di sorveglianza ha riconosciuto un indennizzo, anzi un risarcimento dei danni a un detenuto tunisino il quale ha vissuto per 20 ore al giorno in una cella di circa 10 metri quadrati, avendo quindi uno spazio minimo fruibile di poco più di 2 metri. È una pronuncia in qualche modo epocale, perché è la prima volta innanzitutto che il magistrato di sorveglianza viene messo nella possibilità di pronunciarsi su un diritto risarcitorio, e poi sicuramente spiana la strada questa pronuncia a tutta una serie di ricorsi che metteranno a nudo quello che è poi la condizione di detenzione nella struttura penitenziaria di Lecce. Quindi una sorta di class action rispetto alle condizioni dei detenuti all'interno delle carceri? Sì, diciamo atecnicamente potrebbe parlarsi di class action. Sostanzialmente si tratta di situazioni già tutelate dall'ordinamento penitenziario, dalla Convenzione internazionale, ma anche dalla stessa Costituzione, perché comunque non ci dobbiamo mai dimenticare che l'articolo 27 della Costituzione prevede la rieducazione come fine ultimo della pena, ed è chiaro che una detenzione in una condizione di disumanità non può sicuramente portare alla rieducazione. Fondamentalmente non si scopre niente di nuovo, però si crea finalmente un corpus di diritti del detenuto riconosciuti, nei confronti dei quali poi in caso di mancato rispetto si può anche adire la magistratura di sorveglianza per chiedere addirittura un risarcimento danni. E l'aspetto innovativo forse più grande è proprio questo, perché il magistrato di sorveglianza viene ritenuto poi sostanzialmente giudice esclusivo di tutti quelli che sono le situazioni collegate allo stato di detenzione, e quindi gli si dà la possibilità anche di decidere eventualmente che c'è stata una lesione di questi diritti e di risarcire eventualmente il detenuto. Quindi speriamo che sia questa una sentenza che faccia, diciamo, storia e precedenti per molte altre, e che almeno serva a sensibilizzare rispetto a quelle che sono le condizioni dei carcerati, dei detenuti all'interno degli istituti di pena. Speriamo che si ristabilisca una situazione di diritto poi. Solo questo che si chiede all'interno delle strutture penitenziarie. Bene, ringraziamo l'avvocato Alessandro Stromeo e la prossima volta nuovamente su TV Radicale. Grazie a voi.